Selvaggia Lucarelli, alla prima puntata di Ballando con le Stelle, ha rimproverato al modello Akash Kumar di non essere sincero. Gli occhi, ha detto, non sarebbero i suoi e il nome nemmeno. Il riferimento è alle diverse identità con cui Kumar ha partecipato ad altri programmi televisivi, a Temptation Island e Ciao Darwin. Dopo qualche tentennamento iniziale, Kumar ammette di aver partecipato ad altri show usando un nome d'arte. Spiega che l'idea gli è stata data dal proprio agente, secondo il quale un nome esotico come quello del ragazzo non avrebbe fatto presa. Fece a Verona, aggiunge Kumar, dove sono tutti di destra. Sabato 31 marzo, però, le ultime scuse di Akash Kumar alla propria città, Verona, non sono bastate a placare Selvaggia Lucarelli, che l'ho liquidato come paraculo, ammettendo con ciò di non riuscire a mantenere un'obiettività di giudizio. L'accusa, l'ennesima, è di non essere trasparente. Altra nota polemica di Ballando con le Stelle 2018 è Giovanni Ciacci, nella foto, a sinistra. Lo stylist ha deciso di ballare in coppia con un uomo, Raimondo Todaro, nella foto, a destra, segnando un precedente storico nello show Rai. La scelta, però, non ha soddisfatto il giudice Ivan Zazzaroni, che nel ballo dei due non riesce a trovare nulla di armonico. A differenza degli altri concorrenti, Ciacci ha optato per balli molto pacati, dove il contatto con il maestro è limitato a zero. Prese, non ce ne sono state, fino al 31 marzo, e tanto è bastato a indispettire Zazzaroni che, dopo essersi rifiutato di valutare la performance dello stylist, ha deciso di affibbiargli sempre un bello zero. Sebbene Ivan Zazzaroni abbia più volte spiegato che il suo zero sia frutto di un ragionamento meramente estetico, nessuna presa, nessun contatto tra maestro e allievo, il suo comportamento è stato bollato come omofobo. La rete si è accesa, il pubblico diviso al punto da richiedere l'intervento della politica. Monica Cirinna ha scritto un tweet sul caso di Ballando, invitando a non strumentalizzare temi tanto delicati. Natalie Guetta è una concorrente come tante, non brava, non musicale. Eppure di lei e di quei suoi passi un poco legnosi, è stato fatto un caso a sé stante. La Guetta punterebbe troppo sulla simpatia, così da avere un alibi per il ballo. Lo show Rai, come negli anni precedenti, ha giocato la carta della lite tra giudici e concorrenti. Tra Akash Kumar e Giovanni Ciacci, ecco tutte le polemiche dell'edizione in corso è la certezza di finire condivisi in ogni tweet ad animare, più della danza, anche questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo show Rai, che l'antidoto a Maria De Filippi sembra cercarlo nei meandri della polemica, non ha saputo rinunciare alle controversie. E, fuori un Asi Argento, ne ha creata un'altra. Akash Kumar, professione modello, è stato scelto quest'anno per tener viva la fiamma del battibecco. Come, poco importa. Perché di Kumar, prima delle varie identità, sono stati presi di mira gli occhi. Top Stories il ragazzo, di padre indiano e madre brasiliana, si è sentito rinfacciare di aver taroccato i propri colori. Quegli occhi di ghiaccio, che porta incastonati in un viso scuro, sotto ricci neri, sarebbero frutto di un'operazione chirurgica. Di lenti a contatto, o di chissà quale diavoleria. Ma che dite, si è schermito Kumar, spiegando in un'intervista a Nuovo di aver ereditato i lapislazzuli dalla madre, Tania, una modella di Salvador de Bahia. Cosa, questa, che non è bastata a placare l'animo di Selvaggia Lucarelli. Il giudice, primo a puntare il dito contro gli occhi di Kumar, ha trovato da ridire sui suoi svariati nomi d'arte. Nomi con i quali il ragazzo ha partecipato ad altri programmi TV, infrangendo la regola aurea di Milly Carlucci. Scusate, ha poi detto, ho inventato nomi falsi perché a Verona, dove sono cresciuto, sono tutti di destra. E origini indio-brasiliane di Kumar non sarebbero state gradite. Il polverone, su quell'affermazione, si è elevato più alto di prima. Perché come osi dire che a Verona siamo razzisti? Le scuse, altre, sono arrivate sabato sera, semplici e franche. Ma di nuovo, non sono bastate a soddisfare la Lucarelli.
Per la prima volta, la considerazione che odi una persona influisce sul voto dell'esibizione, ha detto il giudice, liquidando Akar come un paraculo e attraendo le ire del web. Perché la parzialità, sia della Lucarelli o di Ivan Zazzaroni, è sempre demonizzata. L'ex concorrente, ora giudice di Ballando con le Stelle, ha deciso che Giovanni Ciacci è uno 0-0. Per questione di estetica, ha detto, spiegando come la coppia uomo-uomo limiti la danza e provocando l'intervento di Monica Cirinnà. La prossima volta ti prometto un tango scandaloso, lo ha incalzato Raimondo Todaro. Non vedo l'ora, ha replicato Zazzaroni, cui la Lucarelli ha dato del democristiano. C'erano delle persone che non erano pronte a vederci insieme, ha ripreso Todaro, se non si fa in 72 paesi nel mondo una ragione c'è, quindi, con il ballo same sex, è necessario andarci piano. Per buona pace di Zazzaroni, che sulla strada dell'innovazione potrà smollare tanti e tondi zero. Soglia la gallery in alto per ripercorrere tutte le polemiche dello show di Rai 1. Chrome Social.